Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Dying Light. Siamo su un ponte perché stiamo tornando. Occhio, merda, merda. Maledizione, panico. Laggate anche da panico. Attenzione, aspettate un momentino. Cerco di risalire qui sul tetto, ma porca troia. Allora, mi ero messo qui per farvi notare un po' la gentaglia che c'è qui in giro. Ma possiamo anche, secondo me, divertirci un pochino, no? Che dite? C'abbiamo qualche molotov, vediamo un pochino. Sì, una molotov ce l'abbiamo. Anche dei petardi, quindi facciamo una cosa. Lanciamo tipo dei petardi lì. Vediamo quanti ne riusciamo ad attirare. Non tantissimi in realtà. Proviamo lì. No, eh. Giovani, lì sotto voi. Abbiamo anche dei punti abilità da spendere, sì, non so. E proviamo anche a dargli un pochino fuoco in amicizia, così. E qua facciamo i puntoni, attenzione. Proviamo anche lì sotto. Oppela. È una buona idea quella di venire questo ponte che è abbastanza pieno di gente. Guarda là che sta succede. Abbiamo fatto un macello. Va benissimo. Godiamoci lo spettacolo. Aspetta, arriva un po' più. No, maledizione, scendiamo qua, ci fanno il culo. Dai, è così, con cattiveria. Stanno prendendo fuoco un pochino questi uomini. Noi dobbiamo tornare alla nostra base per la missione lì del coso là, dell'uomo mascherato. Qualcuno sta morendo, qualcuno sta vomitando. Comunque va bene. Allora, possiamo anche però fare una cosa. Veloce, veloce, veloce. Damose. Ok, damose. Scusi. Dobbiamo andare esattamente a destra lì, quindi dove stiamo andando al momento. Qui sotto, sì, possiamo. Occhio. Scusi. Che fa? Mi segue? Che cos'è? Scusi, eh. No, vorrei controllare se c'è qualcosa su cui possiamo atterrare senza spezzarci le cosce. Possiamo? Secondo me no. No, ok, non possiamo. Scusate. Provo da quest'altro lato. Abbiate pazienza. Questi zombie così, proprio amichevoli. Qui c'è uno della polizia che però. Merda. Sento dietro al culo. Non è una cosa piacevole. Sono cattivissimi. Va bene, comunque abbiamo fatto anche un po' di esperienza. Ci ha dato qualcosina. Scendiamo in modo abusivo qua. Router cazzo. Attenzione, facciamo così. Presa la. Venga qui. Che fa? È morto? Ma come? Come è morto? Mi scusi. Guarda questa. Signorina, così si scende dalle scale. Si alzi. Signorina. Ma che cos'è? Signorina. Ah beh, sti cazzi, signori. Scendiamo così, va. Ma si stanno lanciando come se non ci fosse un domani. Vabbè, piovono zombie, non fa niente. Noi adesso torniamo alla nostra base, va. Anzi, utilizziamo anche il punto che abbiamo da spendere, che dovrebbe essere in abilità, sopravvivenza. Allora, cosa possiamo utilizzare? Questo cos'è? Gli effetti delle formule dureranno un po' di più. No, vabbè, questo anche no. La tua capacità di negoziare migliora ancora di più. I prezzi dei negozi scendono di un ulteriore 10%. Anche questo non sarebbe male. Questo. Impara a creare uno scudo e a usarlo in combattimento. Però. Impara a usare le trappole di recinzione elettrificata. Allora, una cosa positiva sarebbe anche questa, che risparmiamo della moneta nell'acquistare delle cose. E direi proprio di fare questo. Oppure quello delle armi, che dite? Ma sì, facciamo questo, ricevi 6 slot in più per le armi. Così non stiamo tanto a fare cose. Dobbiamo lasciare quest'arma, dobbiamo lasciare quell'altra. Che ce frega, ci portiamo tutto. Scusi, la tibia. Stiamo andando verso la direzione giusta? Sì, però non mi sento al sicuro. C'è qui sotto qualcuno cattivo. Abbiate pazienza ragazzi, ogni tanto ci facciamo anche un giro così. Aspettate, un aereo dei rifornimenti l'ha lasciato qui vicino. Non è vero.
non sto cazzo, come ci arrivo io là? Aspettate, aspettate. Salga, buon uomo. Ce la facciamo andare ai rifornimenti? Che dite, ci proviamo? Momento. Piano, piano, piano. Direi di curarci perché non stiamo propriamente bene. Allora, facciamo che scendiamo qui in modo abusivo. Perché qua ci possiamo lanciare. Scusi, buon uomo. Devo andare a prendere un po' i rifornimenti se riusciamo, perché ci danno sempre qualcosa di utile. In questo caso c'è della gente un po' bastarda. Ma che armi abbiamo oltre a questo? Aspettate, controlliamo anche un po' in inventario. Manganello, il falcetto, il piede di porco che è cattivo. Vabbè, razzi, non... Falcetto, mazza da baseball, possiamo anche un po' modificarla eventualmente poi, Poi lo faremo, adesso dai, andiamo ancora così. Non vi fregate la mia roba. Scusi, Aia. Cazzo di male. Aia. Aspetti. Momento. Prendi questo. Ma mi scusi, perché non fa il calcio? Oh, così. Dai, guarda sto qui. Figlio di... Guarda che parano anche. Io mi tiro indietro. Aia. Oh, gira di cazzo. Vaffanculo. Nel culo. Una falcettata tra le chiappe. Vaffanculo. Fanculo. Merda, stiamo morendo. Prendi questo. Dico io che devi prendere. Oppela. Fatene a fanculo. Anche lui. Ok, l'arma è rotta, poi la cambiamo. Intanto ci prendiamo la piccozza del tipo. Quell'altro si è suicidato. Vabbè, intanto ricerchiamo qualcosina. Tipo cos'ha? Ok, ci prendiamo anche il suo martellino. Cosa possiamo utilizzare? Il manganello, che dite? Lama uncinata, proviamo il manganello. Vabbè, qua si sono fregati un po' di roba, ma di solito una cassa è sempre ciullata. Scorte mediche, pacco di soccorso. Va bene, adesso possiamo tornare alla nostra missione barra opera. Zona di... Salve signorina. No, mangi tranquillamente. Non la disturbo ulteriormente. Vado via, vado via. Dovremmo in teoria salire, ma... Ho fatto un po' una cagata a scendere qua sotto, perché risalire adesso dobbiamo farlo da questa zona. Avete pazienza. Poi ragazzi, ditemi voi se volete. Occhio. Fatemi, come detto, sapere anche voi se questi trasferimenti volete. Magari che li vado a tagliare, oppure ce li vediamo, volete vederli, perché ogni tanto magari può esserci anche qualcosa di interessante, nel senso che facciamo un po' di... Oppela. Un po' di cose là, con cattivare. Aia. Si trova dall'altro lato. Sì, dovremmo un attimo passare. Scusate, abbiate fede. Stiamo entrando in una zona oscura. E ti spezzo le gambine. No, questo esplode. Se punti sopravvivenza persi ben 1200. Ma non potevo saltarlo, tipo passarli oltre? No, siamo morti, perfetto, va bene. Dove ci fa rinascere? Maledizione. Dove cazzo stiamo? Mille chilometri. Vabbè, adesso sì, direi che posso tagliare. Ci vediamo direttamente lì, che dite? Non lo so, che... In alcuni casi magari... Cazzo, si esce qua. Maledizione. Si può? Cioè mi ha chiuso in una casa dove non posso più uscire. Porca mignotta. Ma serio? Scusate, qualcosa che non mi quadra. Sto uscendo dal rifugio. Stavo cercando di uscire dal rifugio. Ci ho provato in ogni modo, ma mi ha chiuso dentro la casa. Cos'è? Quanta cattiveria. Cazzo di casino. Ho capito che deve essere un rifugio sicuro, ma questo è troppo sicuro. Occhio. C'è un po' di parkour. Oppala.
E vabbè, rifamoci la strada. Dimmi che ce la fai qua. Dimmi che ce la fai. Dimmi che ce la fai. Ci riproviamo, attenzione. Ci riprova. Importante che non ci sia un tipo che esplode. C'è un tipo che esplode? Fatemi sapere. Un tipo che esplode. Non sembra esserci un tipo che esplode, ma c'è tanta gente. Scusate. Oh, moment, moment. Panico, panico. Damos. Damos. Scusate anche voi. Non ce l'abbiamo un'altra molotov, che qua facciamo una frittura. Tanto ci curiamo. E vediamo se possiamo. Progetti, molotov. Dimmi che posso fare una molotov. Dimmi di sì. Non è vero. Invece sì, sei. Sì, facciamoci la molotov. Ci attrezziamo di molotov come se non ci fosse un domani, eh. Facciamo una cosa tecnico-tattica. Grimaldelli ne abbiamo 40 perché ne avevo comprati un fottio. Non costano tantissimo, quindi. Tra l'altro ne avevo comprati una cinquantina. Scusate, allora. Potete incazzare qua perché. Prego, potete seguirmi. Oh, livello agilità, grande, così. Stiamo, sì, facendo un po' di esperienza a gratis. Nel senso, random. Dimezziamo i danni da caduta. Questo qui, invece, perseguire RB mentre corri e salta sui nemici. Facciamoci questo che saltiamo sui nemici. Non è una figata. Vai. Allora, petardino. Dovete venire tutti qui, dai. In amicizia, prego. Oh, così diamo fuoco. Vai che prendiamo dei puntoni. Ci dà anche dei punti agilità, non so per quale motivo, ma va benissimo. Aspettate che ne lancio un altro lì sotto. Così andate tutti lì a prendere fuoco. Vai, vai, prego, prego. Fate, fate. Scioltezza, in tranquillità. Oh, facciamo un po' di esperienza con un barbecue. Ci piace fare esperienza in questo modo. Va bene, arrivederci. Un po' di esperienza l'abbiamo fatta. Direi che possiamo andare verso il nostro obiettivo. Dovrebbe essere lì sotto. Ora usciamo. Sì, lo so, abbiamo perso un pochino di tempo, ma ci sta, ci sta. Abbiamo dei compiti da svolgere. Oppela. Siamo entrati in un rifugio. Salve, buon uomo. Quante persone hanno le chiavi per il cancello? Poche. Tom, Gursel o Musa? Grazie. Questo è tutto. Va bene. Allora, a parte che possiamo anche vendere o comprare qualcosina, quindi andrei dal tipo che si trova qui sotto. Ma dobbiamo entrare da qui perché noi. Salve signorina. No, non è vero, non dobbiamo entrare da qui. C'è una porta del tipo. Ah, mi scusi signor. Lei è il venditore, prego. Allora, falcetto da giardinaggio, questo è da panico. Costa 7.600 però. Però il falcetto è cazzuto, eh. No? Intanto questi li compro tutti. Lama, lattina, kit di soccorso come sempre due. Petardi ne compro. Facciamo un altro po', va. Ci servono i petardi, che ce frega. $600 in petardi. Pezzi di metallo. Grimaldello ce ne abbiamo una quarantina. Ne prendiamo un'altra decina, così. Tanto come detto non costano tantissimo. E vendiamo. Allora, ti vendo una mazza da baseball, me la tengo. Questo anche vale un bel po'. Martello, guardate, lo regalo. Manganello ce lo teniamo, piccozza, perché è abbastanza veloce il manganello, oltre che è durevolezza 38 e 38 ci può stare. Il remo, che è totalmente inutile, anche la lama uncinata potrei venderti. 33, questa. Va bene, vendiamo questi, ci teniamo questi qui. Lichene tossico non ce l'ho. Il falcetto non saprei. Cioè, abbiamo 15.000. Però vorrei trovare qualche arma più cattiva. Che dite? Falcetto da giardinaggio. Questo è da panico. 108 danni. Durevolezza 49. 108 danni. Durevolezza 49. Questo. Ah, però. 93 di maneggevolezza. Lo stesso. Sai che ti dico? Ce lo compriamo. Falcetto da giardinaggio. Mica. Arrivederci. Ok, adesso possiamo andare a controllare i tipi che hanno le chiavi. Magari lo utilizzeremo dopo il falcetto. Per il momento voglio. Che fa? Si imbosca sul tettuccio? Scusi? È lei che ha le chiavi? Salve.
C'ha le chiavi? Vediamo se troviamo qualcosa. Prendiamo anche la nota. Salve, buon uomo, non sta benissimo lei, io lo dico in amicizia. Però io mi frego qualcosa, non posso. Ok, prendiamo un'altra nota da qui. Vabbè, ricontrolliamo anche qui allora. Progetto collare chiodato, noi ce lo prendiamo. Allora, ci dice di ispezionare la casa di Gursel. Solo che non troviamo niente, a parte maschera antigas, attenzione. Abbiamo beccato. Abbiamo beccato il tipo. Cosa posso fare per te, Crane? Hai sabotato il cancello, Gursel. Hai lasciato entrare gli infetti nel villaggio. Io? È stato il pazzo mascherato, la guardia l'ha visto. Ma qualcun altro ha visto te. Chi? Dov'è? Fammi vedere. E poi c'è la maschera che ho trovato nella tua capanna. Ah, bello, Steph è furbo? Abbassa il coltello, tra l'altro. Ecco, bravissimo. Sì, beh, che altro potevo fare? Il villaggio non voleva pagare Raiz e lui stava diventando impaziente. Ti ha mandato per questo, no? E quindi hai permesso un attacco alla tua gente. Dovevo convincerli che hanno bisogno della protezione di Raiz. E ha funzionato, quindi che te ne importa? Ora Musa vuole sparare all'uomo mascherato. È un problema? Fai in modo che non accada o dovrai spiegare a tutti come mai hai fatto entrare gli infetti. Va bene, parlerò a Musa e alla guardia. Ok, perfetto, va bene. Parla con Musa. Musa dov'è? Vediamo un pochino sulla mappa. Vabbè, ce l'abbiamo qua vicino. Oppela, è lei Musa? Salve. L'uomo mascherato non vi creerà più problemi. Mi stai dicendo che gli hai sparato? Non era necessario. Dopo quello che ha fatto. Che ti piaccia o meno, ammazzare gente continua a non essere una bella cosa. E se non sei d'accordo, io e te avremo dei problemi. Ehi, tranquillo, ero arrabbiato. Ma non ho mai fatto del male a nessuno. Grazie per l'aiuto. Ok, ricompensa campione. Perfetto. Anche un po' di esperienza così. Dopodiché, qui ci sono anche delle altre missioni, tra l'altro, Ma è passato un aereo, cioè. Sì. Vabbè, stavolta sti cazzi. Possiamo fare. Allora, vediamo prima cosa. Questi cosa ci dicono? Ci sono un paio di. Ah no, è qui sul cartellone. Attenzione. Binocolo. Difficoltà bassa. Trova un binocolo per i pescatori. Vabbè, sti cazzi. Noi lo mettiamo come missione poi. Alghe, difficoltà bassa, raccogli alghe nel lago dell'annegato. Progetto ricerca curativa di Sofia. Vabbè, io le prendo tutte queste missioni, poi pian piano ce le facciamo. E c'era anche qui sopra, che è quello della corsa, cosa del genere. Chi erano? Era lui? Victor. È lei? Beh, ti ho visto correre in giro. Stai con quelli della torre, non è vero? Potresti darmi una mano? Si tipo? Tratta di una cosa che farei io stesso, ma sono giorni che non mangio e non dormo. Sono esausto. Che genere di aiuto ti serve? Devo portare medicinali a dei malati. Ho bisogno di mangiare e dormire prima di andare, ma le medicine si guasteranno se non le consegno. Bisogna fare in fretta. Ci proviamo? Che dite? Parla del nido a Rahim, vabbè, era l'altra missione. Vediamo se... non lo so se ce l'ha attivata, mi dica. Fa presto, ha detto. Gli farò vedere quanto so essere veloce. Ok, consegna i medicinali in 4 case entro il tempo indicato. L'uso del rampino non è consentito, ma io non ce l'ho il rampino. Riceverai 1000 in agilità. Accetto. Attenzione. Allora, 66, 64. Vai. Aia. Partiamo alla grande, già siamo morti. Aspetta. C'è il medikit. Allora c'è una casa lì, un'altra di là. Andiamo di là, va. Se non moriamo prima. Dai. Abbiamo un minuto e qualcosina. Fatto. Buh. Sì. Attenzione qua. Via. Damose. Da questi. Scusi. Aspetta. Merda, stanno ammazzando. Scusate. Damose. Forse era meglio fare quella lì in alto.
scusi, eh. Damose, dai che ci abbiamo 30 secondi. La faremo? Forse sì. Ok. Perfetto. Ti ringrazio, amico. Sei stato davvero in gamba. Ora potrò finalmente mangiare un boccone e riposare un po'. Ok. Ricompensa 250. E anche 1000 in agilità, in teoria. Ce l'ha dati? Spero per lui di sì. Allora. Qui. Ah, c'è dell'altro. Erbe velenose. Vabbè, che ce frega. Noi prendiamole tutte queste. Tanto comunque penso ce le metta. Missioni, binocolo, erbe. Sì, sì, ce le aggiunge in modo abusivo. Va bene. Cos'altro dobbiamo fare qui? Mappa. Dobbiamo andare qui nell'altra zona. Vabbè. Nel caso possiamo anche avviare qualche altra missione, che dite? Cioè, vedo dei. Degli altri punti esclamativi che eventualmente possiamo utilizzare per. Signorina, che sta a fa? Che succede? Quel cane rognoso, Arun, ha cacciato mia sorella Ida dal villaggio! È una vedova con due figli, Yasmin e Jamil. Sono passati sotto il recinto e sono andati a cercare la madre. Yasmin è tornata ieri, ma Ida e Jamil sono ancora là fuori. Ti prego, puoi cercare mia sorella e mio nipote e riportarli qui? Farò il possibile. E dove cazzo li pigliamo questi? A casa mia. Non vuole farsi trovare da Arun. Pensa che caccerà via anche lei. Forse parlerò con Arun. Va bene. Buon uomo. Una mascassina, va. Abbiate pazienza, signorina, ma. Tocca scassinare qui. Sì, tra l'altro ce ne dà 99 più, anche se non è vero, perché come avete visto dal menu ce ne dà 50, a meno che quelli che abbiamo comprato non sono a pacchi. Aspettate, controlliamo. Inventario. È un fottio di slot per le armi. Ah no, Grimaldelli sì, 102. Evidentemente quando compriamo è a pacchi, come i petardi. Ci dice tipo 10, però ne prendiamo di più. Quindi? Non c'è niente qui, signorine. Mi è stata a fregà. No, eh. Missioni. Fratelli, vabbè, vediamo. Sfida seguita. Dov'è mio padre? Non c'è. Oh. Beh, dovresti andare a cercarlo allora. Vaffanculo allora. Guarda qua se devo fa. A ricerca dei cose. Sto cercando Arun. Arun, quell'uomo è come un mal di denti fatto persona. Se lo vedi, lo spingeresti in una buca per me? Vabbè, stanno freschi allora. Avete visto? Yasmina, salve. Voglio aiutare tua madre, possiamo parlare? Tua mamma è in pericolo, devo trovarla. Non c'è più. È stata morsa. Arun dice che chi viene morso non può stare qui. La porterò in un posto dove hanno delle medicine. Non la manderanno via. Perché ora non mi dici che è successo a te e tuo fratello? Io e Jamil siamo passati sotto il recinto per cercare nostra madre. Dopo un po' l'abbiamo trovata alle case oltre il tunnel. Ma c'era anche un mordicarne. Mi ha morso e mia madre l'ha colpito in testa. Sei stata morsa? Solo un po'. Ho cercato di scappare. E tua madre cosa ha fatto? Ci ha messo in una casa ed è andata a cercare la medicina. Quando è tornata ha detto a Jamil di aspettare là e mi ha portata dall'uomo. Vi ha dato la medicina? Sì. Ha detto che ce ne sarebbe servita altra, ma che potevamo rimanere nel suo scantinato come marionette. Non so cosa volesse dire, ma mia madre si è spaventata e lo ha colpito. Poi mi ha detto di scappare e l'ho fatto. Va bene, Yasmina, la troverò. Dove vive quest'uomo? Non ne sono sicura. È una casa con martelli e asce. Beh, almeno dove possiamo trovare qualche arma, no? Jamil si nasconde in una casa coi fiori rossi. Sei una ragazzina coraggiosa, ma ora devi rimanere qui ancora un po'. E sta lontana da Arun fino al mio ritorno. Vai davvero a cercare mia madre e mio fratello? Sì, certo. Grazie, signore. Don't worry. Andiamo subito. Allora. Vabbè, sto tipo. Devo trovare Arun. A nessuno piace Arun. Noi che sapete. Vabbè. Amati dalla gente. I buoni arrivano sempre ultimi, capisci, vero? Vabbè. Non ci sono utili sti pescatori, stanno solo a perdere tempo. Intanto qua si sta a fa notte, quindi
direi di fare una cosa abbastanza sprint, perché sennò fammo una brutta fine, secondo me. Sta facendo... Sai dov'è Arun? L'ho visto prima. Stava dicendo a Gursel che dovremmo circondare il villaggio con delle trappole. Ma non penso sia una buona idea. Dici? Vabbè. Occhio. Dove posso trovare Arun? Probabilmente sotto al ponte. I troll si nascondono lì di solito. Starà mangiando teste di pesce. Bene. Sotto al ponte, attenzione. Ci proviamo. Sta facendo anche notte. Ma noi, sprezzanti del pericolo, ci buttiamo anche in acqua. Io che parla. Conoscete la procedura. Andate al rifugio più vicino e attendete l'alba. Buonanotte e buona fortuna. Vabbè. Tra l'altro c'era anche un'altra sfida qui, perché ho visto simile a quella dell'agilità solo per il combattimento, quindi magari possiamo dare un'occhiata anche a quella nel prossimo appuntamento. Arun? Non vedi che ho da fare? Perché hai mandato via quella donna dal villaggio? Aida? Era infetta. Tutti gli infetti devono andarsene. È una regola di Gursel? Qualcuno non vuol prendere le decisioni difficili qui. Beh, l'ho fatto io. Se Aida non voleva essere cacciata via, non doveva farsi mordere. Mi dispiace per lei. Le è andata male. Addio. E i suoi figli? E vuoi che ti dica? Non c'è Antizin qui. Gli ho fatto un favore. Almeno non ci vedranno uccidere la loro madre una volta trasformata. Cominci ad essermi antipatico. Ehi, non sto cercando guai. Mi sembri una brava persona. Buona giornata, eh? Vabbè. Trova la casa con i fiori rossi oltre il tunnel. Tipo? Ah, lì sotto? Anche no. Non è per sfiducia, ma al momento è notte. Che fa? Prima faceva il gentile e poi sì, cosa? Vabbè, la casa la troveremo magari eventualmente nel prossimo video, direi di sì. Non è per qualcosa, ma perché è un attimino notte e... A parte che ce l'ha visto offuscata, che... Entrando in un rifugio, almeno questo è qualcosa di positivo. Vabbè ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo vedere direttamente con il prossimo episodio. Ci faremo un'altra sfida e proseguiremo con questa missione. Ma sta qua, non si toglie dalla faccia. Tu sei uguale a quello che era oltre il ponte. C'è qualcosa che non quadra. Mi scusi, o è più veloce di me a nuotare o siete tutti un po' simili. Tipo gemelli. Va bene. Allora noi ragazzi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Sì, direi di sì. Mi raccomando come sempre fatemi sapere la vostra e seguitemi anche sulla pagina Facebook. Dai, ci vediamo al prossimo episodio. Allora un saluto a tutti da quel tale Ale.